E bello trovato comunque questo nuovissimo video, sono io e oggi siamo tornati qui in una visita un po' spartita di Lecce-Juventus. La partita è finita da pochissimo, 4-0 per la Juve, è risultato netto, la Juve che domina, in particolare nel secondo tempo, con i gol di Dybala, Ronaldo, Higuain e De Ligt. Mentre nel primo tempo la partita possiamo dire che è stata anche equilibrata, in fin dei conti, perché comunque la Juve ha concesso al Lecce di tirare, non è stata impeccabile la Juve, ovviamente anche la Juve ha creato qualche azione, però cioè, non c'è stata mai un'occasione da dire, ma l'occasione più grande è stata presentata da Bendancur che stava volando da solo verso la porta, ma è stato fermato da Lucioni, cartellino rosso per lui, e questo ha messo in difficoltà il Lecce, soprattutto nel secondo tempo, e diciamo che si è sentito, perché il Lecce poi non c'è stato più, con un uomo in meno non è riuscito a reggere, già fa caldo, già si gioca ogni tre giorni e diciamo che essere per noi in meno contro una Juventus che ha giocato meglio delle altre partite è stato difficile. 4 gol incassati come contro il Milan e Lecce che diciamo la difesa non è super impeccabile, 8 gol in 2 partite, di cui 4 dal Milan comunque, 4 la Juve ci stanno ancora, 4 dal Milan. Comunque, tutti nel secondo tempo, dopo quel rosso lì, Lecce, dopo il primo tempo in cui Lecce ha dato, ha creato, si è spento. La Juve ha dominato, erano tutti davanti dal 45esimo in poi per cercare il vantaggio, è arrivato non subito, ma è arrivato con Dybala, poi Ronaldo su rigore, rigore che c'era, è stato procurato da Rossettini, che ha fatto fallo su Ronaldo, Rossettini che era entrato per sostituire, tra virgolette, Lucioni che era stato espulso. Poi i gol di Higuain verso l'80esimo e verso la fine pure De Ligt, che sigla il 4-0, la Juve che diciamo si assicura, non dico si assicura lo scudetto, perché la Lazio deve ancora giocare, ma se in caso la Lazio non vincesse, diciamo che è quasi fatta, possiamo dire così, perché più 7 anche la questione psicologica è importante. La Juve che ha stradominato nel secondo tempo, se non sbaglio ha fatto un totale 24 tiri contro i soli 6 del Lecce, e questo dice tutto, di cui 6 del Lecce solo nel primo tempo, forse solo uno nel secondo tempo. Altro gol bello per Dybala, Ronaldo sempre su rigore, e sta diventando, cioè prende il segno solo su rigore praticamente. E vabbè, comunque la Juve che appunto domina, diciamo che ovvio Lecce non è una squadra irresistibile, però la Juve rispetto anche al Bologna, rispetto al Milan e rispetto al Napoli, che sono le 4 partite che ha giocato, capisco che Lecce è la squadra più debole, però ha tenuto, cioè il secondo tempo ha giocato molto meglio, col Milan aveva fatto benissimo i primi minuti, il secondo tempo era morta, idem col Napoli, col Bologna diciamo un po' meglio e si era già assicurata il risultato nel primo tempo, e quindi diciamo che è la miglior prestazione della Juve sicuramente, ma possiamo dire che Lecce dopo 60 minuti in cui ha tenuto duro senza, praticamente per la metà senza un uomo, e comunque i continui attacchi della Juve soprattutto nel secondo tempo hanno influito parecchio, Lecce non ce la faceva più. La Juve ha sfruttato, ha fatto questi 4 gol, è tornato al gol anche Higuain, ha segnato tutti tra quelli del tridente, non ancora Bernardeschi che tipo 30 tiri in campionato, neanche un gol. Comunque la Juve gioca bene, ha giocato bene almeno oggi, ha concretizzato 4 gol, ed è questo che serve, sono le certezze che servono a Juve, fare gol. Ragazzi, ditemi voi sotto cosa ne pensate nei commenti. Riassunto, Juve bene, fa tanti gol, Lecce dopo l'espulsione male nel primo tempo abbastanza bene, è comunque riuscito a tenere testa la Juve nel primo tempo. Iscrivetevi al canale YouTube, lasciate un bel like e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!